Benvenuti a tutti. Dicevo, sono Michele Cedia di Brightnet. Stasera, a me l'onore e il piacere di condurre questa chiacchierata assieme ai nostri ospiti che fra poco vi presenterò e assieme a voi. Il benvenuto prima di tutto a chi è connesso, sia gli amici di Brightnet che ci hanno già seguiti negli altri eventi. Nell'ultimo anno e mezzo d'attività, sia soprattutto a chi per la prima volta partecipa con noi a queste chiacchierate, le chiacchierate live, ma che speriamo, insomma, nei prossimi mesi possano tornare in maniera efficace, fisicamente a darci la possibilità di incontrarci. Chi è Brightnet, per chi si fosse avvicinato a noi per la prima volta, è un'associazione di promozione sociale. Fondata da alcuni colleghi, insieme ad alcuni colleghi di un corso Executive MBA alla Business School del Politecnico del Politecnico di Milano, con cui abbiamo deciso di proseguire, di rilanciare sull'esperienza del Master, dell'MBA, creando occasioni per noi, ma soprattutto di confronto con gli altri, con l'esterno, ci piace dire per interpretare il presente. Prima di entrare nel vivo della chiacchierata di stasera, passo la parola a Marco Moser per 10 secondi di Practicalities sull'utilizzo della piattaforma. Sì, molto A te. semplicemente per fruire al meglio l'evento, l'audio viene distribuito in broadcast, in questo modo non c'è possibilità di disturbarci tra di noi. In ogni caso, se dovessero esserci delle difficoltà nel ricevere l'audio, è possibile partecipare anche telefonicamente. Queste istruzioni con questo numero, poi adesso io le metterò anche sulla chat in modo tale che chi dovesse avere problemi con l'audio può anche ricevere il flusso audio via telefono. Per quanto riguarda le domande, vi invitiamo ad utilizzare l'apposita funzione Q&A. Qui vedete, a seconda che abbiate browser o app, qual è il modo per far partire il modulo di Q&A. Vi chiederemo la cortesia di indirizzare le domande a tutti i coordinatori o al panelist, nel caso abbiate la piattaforma in inglese, in modo tale che anche la regia, può vedere le domande e può, ridirigerle al meglio. E infine, facciamo presente che l'evento è registrato e lo renderemo disponibile nei prossimi giorni. Grazie a te, Michele. Grazie Marco. Allora, innovare nella tradizione, storie di leadership e di cambiamento nel family business, nelle imprese familiari. È un argomento che tocca direttamente o indirettamente molti di noi, nel senso che i numeri ci raccontano che sia a livello nazionale, in Italia, sia a livello mondiale, le imprese familiari rappresentano un pilastro dell'economia. Questo ce lo dice il fatto che il 60% delle imprese dalle ultime ricerche a livello mondiale sono imprese familiari. In Italia la percentuale sarà addirittura l'85%, se facciamo riferimento ad uno studio recente di Harvard Business Review Italia, ma soprattutto in Italia questo 85% di imprese familiari hanno un'incidenza sull'occupazione del 70%. Insomma, sono numeri che non trascurabili e che probabilmente alcune volte non numeri con i quali probabilmente non abbiamo confidenza. Nel parlare di family business, stasera vorremmo riferirci così a declinare la chiacchierata secondo questa l'affermazione per cui l'importante non è prevedere il futuro, ma renderlo possibile. Ne parleremo, capiremo meglio perché questa accezione. Ne parleremo con i nostri ospiti, che vedete connessi e di cui avete modo di vedere le bio, che vi vado a presentare. Dalla provincia di Treviso, grande terra di Prosecco, Jacopo Meghini, CEO e General Manager di Metalmont, e dalla Libera Università di Bolzano, Alfredo De Massis, professore di imprenditorialità e gestione del family business. Jacopo, appena laureato, entra nel gruppo Fiat, in una società del gruppo Fiat, occupandosi di value analysis. Dopodiché, la sua esperienza lo porta ad entrare nel settore medicale nel gruppo Johnson & Johnson. In realtà, il primo importante cambiamento arriva dopo un master in engineering e contracting, al MIP, la Business School del Politecnico,
Dopo il master entra in Siemens Italia, ci rimane per 13 anni, ricoprendo diversi ruoli, fino a diventare per Singapore il responsabile di tutte le attività di customer service, quindi coordinando la direzione di quell'area. Rientra in Italia con la responsabilità delle attività di marketing per l'Europa e per l'Africa dell'Ovest, e lì, insomma, resta in Siemens, con questa responsabilità su una delle linee di prodotto medicali su cui lavora con grande successo. A 46 anni, decide di lasciare Siemens, soddisfatto e orgoglioso della sua esperienza fino a quel momento, orgoglioso soprattutto di aver lavorato in una grande azienda, in una multinazionale che gli ha dato chiaramente un'esperienza di respiro internazionale, e decide di approdare in Metalmont, che è l'azienda di famiglia, dove naturalmente avvia un percorso di naturale evoluzione, dando il passo e prendendo il testimone, dal punto di vista generazionale, prima come general manager e poi come amministratore delegato. Alfredo De Massis, invece, arriva a Bolzano, dove attualmente dirige il centro sul Family Business Management, che lui stesso ha fondato, e ci arriva dopo un'esperienza anche per lui internazionale. Affiliato alla scuola di management dell'Università di Lancaster nel Regno Unito, è stato professore ordinario e direttore di un analogo centro, il Center for Family Business, fino al 2016, ed è considerato uno degli esperti maggiori al mondo di imprese familiari e dinastie imprenditoriali. È associate editor per Family Business Review, la più importante rivista scientifica dedicata a questo tema, la gestione delle imprese familiari, ed è membro dei comitati editoriali delle tre principali riviste scientifiche nel campo dell'imprenditorialità. Siede nel board di diverse istituzioni internazionali di ricerca sul tema del family business, e le sue ricerche hanno visto la pubblicazione delle principali testate specializzate e accademiche sul tema. È stato visiting professor presso numerose università in Europa, Nord America, Asia e America Latina, e oltre all'attività accademica svolge un'attività di consulenza e coaching per le famiglie imprenditoriali. Grazie Jacopo, e benvenuto, e grazie ad Alfredo Grazie a voi. per aver accettato di chiacchierare con noi stasera e per aver dedicato il vostro tempo a scambiare la nostra esperienza in Brightnet. Siamo soliti dire che i nostri appuntamenti sono appuntamenti in cui ci si contamina, ci si provoca in senso positivo, scambiandoci delle esperienze, sempre per rispettare e per mantenere la promessa di interpretare il presente insieme a tutti quelli che siedono insieme a noi in cerchio, come fossimo davanti a un caminetto, per confrontarci su questi temi. Family business, il tema fondamentale che poi andremo a snocciolare nei prossimi minuti è una sovrapposizione di fatto tra un sistema impresa e un sistema famiglia all'interno di un'impresa che è gestita dalle famiglie. Family business non vuol dire imprese piccole, perché nel family business poi ci accompagneranno e ci racconteranno Alfredo e Jacopo, passiamo da qualche milione di euro di fatturato fino a centinaia di milioni di fatturati. Quindi non è necessariamente PMI, ma c'è uno spettro dimensionale molto ampio. E questa caratteristica di avere il sistema impresa e il sistema famiglia che si incrociano, chiaramente può essere un punto di forza, può essere un punto di debolezza. In realtà, leggendo di Family Business, probabilmente ci viene da notare subito che il punto di forza è avanti ai punti di debolezza, Alfredo, nel senso che i numeri con cui crescono le imprese familiari, secondo un rapporto di Credit Suisse, è decisamente superiore al tasso di crescita delle imprese non familiari. Per cui stiamo parlando di sfumature che possono dare contributi assolutamente positivi, anche se a volte, chiaramente, essendoci di mezzo i rapporti familiari, rischiano di essere questi stessi di essere intaccati. Nel parlare di family business, comincerei a fare una domanda a Jacopo, per così condividere un po' la sua esperienza, e comincerei parlando di imprenditorialità.
No, ci siamo raccontati nel preparare questo incontro che il paradigma dell'imprenditore, in alcuni passaggi della tua esperienza, Jacopo, è come se avessi cominciato a vacillare nel tuo confronto con gli altri, nel senso che la domanda chiave su cui ci siamo fermati nel preparare questo incontro è stata quella che tanti colleghi imprenditori ti hanno fatto ed è: ma chi te l'ha fatta fare a tornare dalla multinazionale, lasciare la multinazionale e tornare nell'impresa di famiglia? È un segnale di che tipo questa domanda del chi te l'ha fatta fare? Non ti sentiamo, Jacopo? No. Niente. Chiedo aiuto a Marco dalla regia. Dovreste sentirmi adesso. Eccoci, ci siamo, grazie. Perfetto, chiedo scusa. No, innanzitutto sì, è una domanda abbastanza curiosa perché c'è sempre una percezione vista dal di fuori della multinazionale. La multinazionale, non sono tante in Italia le multinazionali, per cui a volte si pensa che lavorare in una multinazionale sia un po' come lavorare in un ambiente molto bello, molto positivo in generale, no? Quindi la percezione può essere chi te l'ha fatto fare di lasciare un ambiente sicuramente anche più sicuro da certi punti di vista, per andare in una realtà molto più piccola, un po' come dire lasciare una grossa nave, per andare a governare una piccola barchetta. È una domanda lecita, è una domanda alla quale io non ho una risposta, non c'è una regola, insomma. Sicuramente è un fatto personale, cioè uno può dire io ho percorso 20 anni della mia vita, si diceva prima, in Fiat, Johnson & Johnson, Siemens, quindi parliamo di grosse realtà, e forse sentivo l'esigenza a questo punto, a 46 anni, come un ipotetico giro di boa, di misurarmi su una realtà completamente diversa, quindi proprio di misurarmi, cioè come dire, accettiamo un po' la sfida, sapendo che questo chiaramente comporta dei rischi. C'è anche un altro aspetto, però, se posso buttare lì uno spunto, soprattutto per Alfredo. La differenza tra manager e imprenditore. Io ricordo quando ero, cito questa esperienza, questo mio vissuto, quando ero in Siemens si diceva i manager devono essere imprenditori, che in sostanza voleva dire devono prendersi dei rischi, non devono soltanto applicare le regole in modo magari pedissequo, in modo rigoroso, ma devono anche ogni tanto, come dire, metterci la faccia, cioè buttare il cuore oltre l'ostacolo. Viceversa, si diceva, gli imprenditori devono anche imparare ad essere un po' manager, cioè a darsi una struttura, un metodo, un po' di rigore. Ecco, quindi secondo me è giusto ci sia chiaramente un'antitesi laddove magari spesso si parla di imprenditore fondatore, poi è un tema che verrà sviluppato dopo, rispetto a chi rileva un'impresa e la porta avanti. Quindi c'è anche questa ulteriore differenza. Però secondo me le due figure non vanno viste proprio come in antitesi, ma ci deve essere una forte area di sovrapposizione. Per questo io, e poi ti lascio la parola Alfredo, vedo nel mio passaggio quasi una sorta di continuità nella discontinuità che è la grande azienda, la piccola azienda, il mondo di Milano, qui siamo, raccontavo a Michele, a ridosso, tra parentesi, siamo nella zona recentemente nominata patrimonio dell'UNESCO, però Luis. siamo a Milano. Lascio un'azienda che è un grosso brand, tutti conoscono Siemens, per andare in un'azienda che non conosce nessuno, quindi c'è la discontinuità, ma c'è anche un fil rouge. Prego, Alfredo, ti ho buttato degli spunti adesso. Grazie, no, Jacopo, hai toccato un punto sicuramente molto importante e molto interessante, nel senso che assolutamente, diciamo, manager e imprenditore sono due profili che in genere sono connotati da caratteristiche diverse, proprio perché l'imprenditore deve essere colui che rischia, che azzarda. E molto spesso nell'impresa familiare, in realtà, lo stereotipo tipico dell'imprenditore è qualcuno che ha un grande senso degli affari, capisce, un grande intuito, ha un grande coraggio di osare, ma molto spesso è anche qualcuno molto poco strutturato, molto meno analitico, che agisce più per passione che per analisi. D'altro canto, il manager è invece colui che deve gestire, è chiamato a gestire. E diciamo, secondo me, l'impresa familiare rappresenta un contesto in cui più che in altri contesti l'imprenditore e il manager spesso coincidono, perché soprattutto quando l'impresa si trova, diciamo, nelle prime fasi del proprio stadio evolutivo, si ha una sorta di sovrapposizione, se vogliamo, anche del proprietario, imprenditore e manager. Tant'è vero che la proprietà e la gestione molto spesso sono nelle mani o di una singola persona, quando l'impresa tipicamente è la prima generazione, o in un gruppo ristretto di persone,
quando l'impresa, i familiari, quando l'impresa magari è un po' più avanti nelle fasi evolutive. Però questa è una prima differenza che contraddistingue un'impresa familiare, ad esempio, da un'impresa come la General Electric, dove invece vi è la proprietà, che magari in quel caso è addirittura frammentata in tantissimi azionisti, chiunque di noi può diventare azionista di General Electric, e la gestione è affidata dai manager. Questo in genere non avviene nell'impresa familiare dove vi è una sovrapposizione. E dalle tue parole, se posso permettermi, diciamo, per interpretare un po' questa scelta coraggiosa e importante che hai fatto, secondo me un elemento importante che emerge è che probabilmente lo hai fatto perché comunemente a tanti imprenditori familiari, oltre ad obiettivi meramente di natura economica, il tuo comportamento, i tuoi obiettivi sono anche di natura non economica. E questo è un aspetto fondamentale che contraddistingue un'impresa familiare da un'impresa non familiare. Perché io quando parlo con tanti imprenditori, e mi è capitato di fare ricerche, peraltro poi pubblicate, ma anche di fare una serie di progetti, e mi confronto con loro chiedendogli quali sono i tuoi obiettivi, domande molto banali, molto semplici. Mi capita molto spesso che accanto ai tipici obiettivi, diciamo, business oriented a cui siamo abituati, far crescere i profitti, aumentare le vendite, il fatturato, crescere, molto spesso loro mi dicono: beh, per me l'obiettivo è garantire un futuro alle nostre nuove generazioni, per me un obiettivo è garantire armonia all'interno della famiglia, per me un obiettivo è mantenere il controllo all'interno della famiglia, ad esempio, alcuni mi dicono, per me tanti mi dicono il mio obiettivo è mantenere anche alta la reputazione della nostra famiglia nel territorio in cui operiamo. Bene, questi sono tutti obiettivi di natura non economica, che però giocano un ruolo fondamentale in un'impresa familiare perché sono commissionati insieme a quelli di natura economica. E esistono delle ricerche scientifiche dei miei studi o di studi di altri miei colleghi che dimostrano che quando la famiglia alla guida di un'impresa persegue questi obiettivi non economici, questa famiglia accumula un capitale che si chiama capitale socio-emotivo, che è quindi un capitale di natura non finanziaria, che però ha un valore molto importante e soprattutto è il punto di riferimento quando le famiglie nel business prendono decisioni. Guardano sempre come punto di riferimento alla preservazione di questo capitale socio-emotivo e cercano di evitare scelte che lo mettono a rischio. Quindi mi stai in qualche modo provocando a fare outing di quali Esatto. sono gli obiettivi? No, era una riflessione importante perché in effetti in questa scelta ho messo da parte ovviamente considerazioni di carattere economico, no? Voglio dire, si guadagna di più, si guadagna di meno. Ragionevolmente, lavorando in un'azienda più grande, magari si guadagna forse qualcosina di meno, ma è più sicuro. In un'azienda piccola, ogni mese, come dire, dici. Come dice qualcuno, valuti se porterai a casa da pagnotto o meno. In realtà, come dici giustamente tu, c'è un aspetto, volutamente dico outing, no? Mi sembra questa l'occasione per parlarne, no? Il mio sogno nel cassetto è poter un domani avere un'azienda nella quale ci si possa divertire. Cioè, l'obiettivo di fondo è che chiunque venga qui, i cosiddetti stakeholder, no? Quindi dai dipendenti ai clienti, ai lavoratori, le persone che ovviamente girano intorno all'azienda, alla comunità, possono dire: bene, Metalmont è un posto in cui la gente anche si diverte, la gente sta bene. Tante cose che sono successe in queste settimane hanno, per esempio, un aspetto positivo. Ecco, ci eravamo detti di non parlarne, quindi non parleremo di quello che è successo nei mesi scorsi, non lo citeremo, però molti hanno detto, tutto sommato mi sono anche divertito lavorando da casa. Ecco, questo è un esempio banalissimo. Se poi un domani riuscirò, e questo è il mio obiettivo, chiaramente a lungo termine, a mettere in piedi un sistema di una struttura per cui lavorare sia un momento di gratificazione, non semplicemente un ritorno economico necessario, allora potrò dire che avrò raggiunto quello che era anche il mio obiettivo, ma è un fatto prettamente egoistico, sia chiaro, perché se io non mi diverto, ragione, cioè, lo faccio prima per me, no? Quindi poter creare un qualcosa che sia in primis, non che dov'ero prima non mi divertissi, intendiamoci, però chi ha lavorato nelle grandi aziende sa cos'è la sovrastruttura, sa cos'è, non so, la politica, sa che cosa vuol dire. Decidere qualcosa e passare attraverso una serie di processi che sono giusti, inevitabili. Ecco, in molti casi la possibilità anche di decidere su cose dove normalmente ci sono delle resistenze, questo chiaramente mi dà l'agio di essere l'amministratore delegato dell'azienda, mi dà la possibilità a volte di decidere in modo molto diretto, consultandomi con le persone, raccogliendo le opinioni, però come dire, il momento decisionale è breve. I passaggi sono veloci. Per
Questo è un aspetto che secondo me, come si diceva prima, se prendiamo la metafora della barchetta, la barchetta può ribaltarsi con l'onda, e di onde grosse ne abbiamo viste nell'ultimo periodo, però è anche vero che giocando con la barra del timone si può velocemente cambiare rotta. E questo secondo me è divertente, ecco, lo dico proprio ritornando a quell'idea di trovare momenti così, di divertimento, insomma. Jacopo, Alfredo citava la relazione col territorio. Qual è la Molto tua esperienza? importante. Se ce la vuoi raccontare della vostra impresa in generale, ma anche di Allora, questo. responsabilità in più, essendo non solo un manager, ma anche mettendoci la faccia in prima persona come proprietà nella relazione col territorio. Sì, e questo è molto importante perché, come dicevo prima, qui siamo in una zona che pochi conoscono, quindi siamo anche fuori dal giro, tra virgolette. Di realtà molto più strutturate logisticamente, economicamente. È una zona molto, molto ricca, molto ben organizzata, però un po' fuori, no? Si parlava prima di Milano, Padova, realtà di questo tipo. È molto importante con le persone che lavorano in azienda o con la comunità avere dei continui rapporti, cosa che prima non era così necessario, insomma, lavori in una multinazionale, quello che c'è fuori è relativo. E bisogna trovare un punto d'incontro, cioè adesso passatemi questa sorta di battuta, no? Vi racconto un aneddoto, ovviamente serve a... Un giorno parlavo con un mio collaboratore e mi dice, sai Jacopo, quando io sono arrivato in azienda ho avuto problemi a inserirmi. Faccio perché? Perché, sai, io vengo da un altro posto. Dico, ma in che senso da un altro posto? Stai a 3 km dall'azienda. Ma io vivo al di là del ponte. Ecco, immaginatevi il significato geografico di dire vivo al di là del ponte. Per me è Certo. inconcepibile, potrei capirlo. Uno dice che so, vengo da Milano, abbiamo dipendenti stranieri, non soltanto ovviamente nella forza lavoro in fabbrica, ma anche negli uffici. E per loro è più difficile questo discorso, no? Giustamente abbiamo un ingegnere libanese che è la prima difficoltà che ha trovato è questi mi parlano in dialetto e io non li capisco. No, a volte sono dettagli, no? Quindi confrontarsi con questa realtà, portare una logica di cambiamento, portare una logica di nuovo generale, chiaramente all'inizio è difficile e va capita. Ecco, questo secondo me uno dei temi importanti di questo webinar è come agganciare la tradizione all'evoluzione, no? Trovare una sorta di bridge, di ponte tra quello che è il passato e quello che è necessariamente il futuro. Ecco, questo ponte, secondo me, io ho questo ruolo, cioè io mi sento un pontiere, ecco, se potessi usare questa espressione, cioè io voglio pensarmi come uno che aiuta chi è ancorato a delle logiche passate che magari non vanno più bene. A traghettarlo, no? Quindi come una sorta di ipotetico caronte da una parte all'altra e portarlo in quello che è il mondo nuovo, però chiedendogli di portarsi dietro anche le cose buone del passato, cioè non dimentichiamoci il passato. E Questa cosa rassicura. come è fatto il ponte invece dell'attraversare il passaggio di testimone dal punto di vista generazionale? Tu sei entrato in azienda prendendo un po' il timone, hai citato la barra del timone, quella metafora velistica, prendendo il posto Allora, della famiglia, quindi di un'impostazione di una generazione diversa. se mi passi una battuta, Michele, il ponte non l'ha fatto Calatrava, quindi è un ponte che funziona. Perché per chi è di Venezia sa che il ponte di Calatrava è un ponte dove tutti in un modo o nell'altro si fanno male. Detto questo, io che cosa ho fatto? Io diciamo che non ho una ricetta, però io quando sono rientrato, e dico rientrato perché io la mia prima esperienza di lavoro l'ho fatta in Metalmont, ero fresco di laurea, ho fatto un anno, come si suol dire, in officina, tutta blu, quindi a lavorare alle macchine, a saldare, a piegare, a tagliare, andare in giro col camion, e poi ho iniziato, come dicevi prima, la mia attività nel gruppo Fiat e poi a seguire. Quindi per molti è stato un ritorno, no? Un ritorno a distanza di più di 20 anni, appunto era il 97. Allora, secondo me la cosa importante è mettere le cose in chiaro, cioè nel senso non cercare di partire da quello che c'è nel passaggio generazionale tra chi c'era e chi ci sarà, ecco, ma come dire, costruirsi una propria identità. Ecco, prima è un tema che poi so che vorrei affrontare, che è il tema del mito del fondatore, no? Ecco, secondo me Andiamo. un trucco è quello di non avere il mito, che non è facile. Io personalmente dico tranquillamente, mio padre ha messo in piedi una bellissima azienda, ha lavorato molto bene, io però non ho il mito di mio padre.
lo stimo professionalmente, che non vuol dire avere il mito, e quindi questo vuol dire avere anche un confronto, usando i termini dell'analisi, come dire, transazionale, insomma, genitore, non è più un rapporto genitore-figlio, ma deve essere un rapporto adulto-adulto. Questo aiuta, cioè bisogna essere estremamente duri. Racconto un episodio molto bello, molto duro, ma anche molto bello, no? Non bisogna aver paura di litigare. A volte c'è questo timore per cui uno dice vorrei fare diversamente, ma non lo dico per rispetto di mio padre, perché poi lui alla fine è quello che tutti ascoltano. Invece bisogna dire le cose, a costo anche di arrabbiarsi, di battere i pugni sul tavolo nel rispetto, sapendo che comunque chi è dall'altra parte dice se questa persona si arrabbia per fare qualcosa di diverso, perché ci tiene, perché ci crede. La cosa più brutta, lo sappiamo tutti, è l'indifferenza. La serie faccio quello che tu mi dici e vado avanti. Invece avere il coraggio anche di fare cose diverse e soprattutto di sbagliare, che è la cosa più importante. Se posso Prego, inserirmi, prego, sono che altro? due temi sicuramente che mi stanno molto a cuore, al centro delle mie attività, il passaggio generazionale e l'innovazione, la tradizione, il passato e il futuro. Vorrei dire in merito al primo che sicuramente il passaggio generazionale, ecco, è il momento più delicato, qualcuno lo definisce l'esperienza più agonizzante che qualsiasi impresa familiare attraversa nel proprio cammino, quindi il passaggio da una generazione alla successiva. Vorrei dire che è naturale, è normale e avviene sempre così in quasi tutti i casi, che ci siano delle tensioni intergenerazionali. Perché è naturale il fatto che, diciamo, tra chi è vissuto in una generazione e chi rappresenta un'altra generazione esistono dei gap di natura culturale, perché chiaramente si tratta di persone che hanno vissuto in mondi diversi, dei gap di natura motivazionale, perché una cosa a livello motivazionale, ad esempio, è aver fondato un'azienda, una cosa è averla ereditata magari e avere una vision diversa da quella del fondatore, e quindi ci sono dei gap importanti. E molto spesso quello che avviene all'interno, nell'ambito di un passaggio generazionale è il classico scontro tra le due generazioni, perché da un lato vi è la spinta, se vogliamo, della generazione, diciamo della nuova generazione che per natura, per motivi demografici, per motivi legati alle proprie inclinazioni, sono quelli che vogliono entrare nell'azienda, vogliono portare innovazione, sono quelli che spesso la nuova generazione parla le lingue, usano i social media, sono abituati a viaggiare, eccetera. Dall'altro lato c'è però la generazione che vuole preservare, vuole conservare, vuole non intaccare, non rovinare quello che è costruito. E questo genera delle tensioni e queste tensioni vanno gestite. E quello che io dico sempre quando lavoro su tematiche di passaggio generazionale con gli imprenditori familiari è innanzitutto un processo in cui servono entrambi. Serve la generazione precedente, la senior, come li chiamo io, e la nuova generazione. Quindi quando, diciamo, mi viene chiesto di fare un progetto di passaggio generazionale, il mio primo punto è ok, ma io voglio entrambe le generazioni, non voglio lavorare solo col junior o solo col padre. Devono lavorare entrambi. Tu hai menzionato, hai fatto riferimento ad un tema molto importante che è quello della comunicazione, del dialogo, che non sempre, diciamo, non dobbiamo dare sempre per scontato. Infatti, una delle attività che recentemente mi è capitato di organizzare è stata proprio una serie di percorsi in cui obbligavo, tra virgolette, i padri a parlare con i figli o con le figlie, i padri o le madri a parlare con i figli o con le figlie, proprio perché chiaramente la comunicazione è un elemento fondamentale. Un altro elemento fondamentale, visto che abbiamo parlato anche di stakeholder, è che molto spesso i passaggi generazionali non avvengono o non avvengono come dovrebbero perché non si gestiscono in modo adeguato tutte queste relazioni con gli stakeholder interni ed esterni all'impresa. Nel senso che acquisire la leadership di un'impresa non è qualcosa che il ruolo di amministratore delegato può essere dato, può essere conferito, ma la leadership è un qualcosa che va conquistata sul campo. E quindi ci sono tantissimi casi nell'esperienza aziendale di imprese in cui ad esempio i manager chiave non si fidano del successore e magari abbandonano l'azienda per questo motivo, piuttosto che un problema molto importante è quello anche del rapporto con gli stakeholder esterni. Mi è capitato di lavorare con tante imprese anche nel nord Italia, recentemente nella zona anche tua o della Bergamasca, in cui ad esempio, diciamo, il passaggio generazionale ha scricchiolato. Perché le banche, perché i fornitori, perché i clienti chiave erano abituati sempre a vedere la faccia del padre, a incontrare sempre unicamente il padre, poi all'improvviso si sono trovati di fronte
il successore, e chiaramente questo li ha destabilizzati. E quindi, diciamo, questo, come dire, deve essere un incentivo anche a considerare, secondo me, il passaggio generazionale come un processo che è lungo. Questo è un altro tipico errore che spesso si fa in azienda. Un processo lungo che dura diversi anni, tipicamente dura 7-10 anni nella vita di un'impresa, un vero passaggio 7-10 generazionale. anni, Sì, e non con un. un periodo lunghissimo per la vita di un'impresa. È un periodo lunghissimo, però consideriamo anche che le imprese familiari sono spesso molto longeve, sono tra le più longeve, però è un periodo lungo, è molto delicato, ed è un periodo in cui c'è una coabitazione di predecessore e successore e che va gestito seguendo determinate pratiche, altrimenti il rischio qual è, diciamo, di finire, come purtroppo spesso capita nel nostro paese, in circostanze in cui solo un terzo delle imprese sopravvive nel passaggio dalla prima alla seconda generazione. Solo il 12% raggiunge la terza, addirittura solo un 3-4% arriva alla quarta generazione. Quindi va gestito professionalmente. Proprio da questo punto di vista, no, lo stereotipo è quello per cui la seconda generazione, nella maggior parte dei casi, è quella che fa fallire l'azienda, no? Perché Diciamo chiaramente, sì, quali sono gli elementi chiave della tua esperienza che portano al fallimento, considerando anche il fatto che il passaggio, come stavi dicendo, dura 7, 8, 9 anni, insomma? sì, diciamo che il passaggio dalla prima alla seconda generazione è quello, se vogliamo, un po' più problematico, perché quando siamo nella prima generazione l'impresa familiare è molto spesso founder centric, cioè significa è accentrata davvero attorno al fondatore, molto Proprio il spesso mito del fondatore. il mito del fondatore, molto spesso non ha neanche dei processi, delle procedure, cioè funziona davvero, è una one person company. Infatti alcuni colleghi parlano di personalizzazione, cioè l'impresa è la persona. Chiaramente poi quando, diciamo, con l'evolvere del tempo l'impresa cresce, la famiglia cresce, ad un certo punto l'impresa si trova nella seconda generazione e nella seconda generazione le problematiche tipo sono come faccio a far diventare un'impresa in cui tutto è intorno, avviene attorno al fondatore, ad un'impresa in cui io invece, essendo un'impresa più grande, più complessa, sia a livello di famiglia, sia a livello di sistema business, in cui io devo iniziare a delegare, in cui io devo iniziare a coordinare, in cui io devo iniziare a controllare. E quindi questo, diciamo, rende il passaggio dalla prima alla seconda generazione particolarmente problematico In rispetto ai alcuni passaggi futuri. casi di imprese familiari, soprattutto di dimensioni medio-grandi, ho visto dal racconto dell'imprenditore di prima e seconda generazione che una carta vincente è stata quella di far passare la seconda generazione attraverso tutte le fasi produttive dell'azienda. Quindi far cominciare l'ingresso della generazione successiva, perché in un caso mi raccontava addirittura della terza. Passando dal prendere coscienza e costruire l'awareness della nuova generazione dal basso. Sì, beh, questa è una delle best practice nella letteratura scientifica, nel senso che chiaramente, fortunatamente, diciamo, si sono accumulati decine di anni di scienza che hanno permesso di identificare delle best practice, quindi abbiamo delle conoscenze che permettono di gestire bene questo delicato processo di passaggio generazionale e la job rotation, sicuramente, del potenziale successore attraverso i vari ruoli aziendali prima di ricoprire i ruoli di vertice, come è emerso chiaramente anche nel racconto di Jacopo, è sicuramente un aspetto molto importante. Un'altra best practice è quella, ad esempio, di avere delle esperienze al di fuori dell'impresa di famiglia e poi entrare. Quindi esistono studi che documentano questo, che è un'altra cosa, ancora una volta, è uno dei comportamenti virtuosi che osserviamo anche nell'esperienza di Jacopo. Però aver avuto delle esperienze esterne e renderle obbligatorie prima di rientrare è un'altra. Altre best practice fanno riferimento, ad esempio, alla importanza di definire criteri per l'ingresso delle nuove generazioni e di definire quindi criteri di selezione, criteri per entrare in azienda e anche definire, diciamo, i meccanismi di selezione, idealmente rendendoli più obiettivi possibili, perché il grosso rischio per chi assume, diciamo, le redini dell'impresa familiare in una generazione successiva alla prima è che venga sempre visto come il figlio o la figlia del fondatore. Faccio, questa è una, purtroppo una sorta di macchia di peccato d'origine. E chiaramente come faccio io a fare in modo invece ad aiutare il successore a conquistarsi la legitimacy che serve per poter esercitare un ruolo di leadership? Ad esempio, una delle pratiche è quella di costituire dei comitati di selezione in cui la selezione è fatta anche da esperti esterni, non solo dall'interno. Fare in modo che tutto sia il più possibile obiettivo, percepito, quindi definisco criteri,
obiettivi, definisco Quindi mi verrebbe da dire, scusami se ti interrompo, approccio sistemico e con metodo anche in questo caso, perché è l'elemento più teorizzato tra il assolutamente. rischio che si ha. Ricorda a chi volesse fare delle domande di utilizzare la chat sulla piattaforma. Intanto raccogliendo qualche domanda, ne giro una a Jacopo che torna un po' alla sua scelta del chi te l'ha fatta fare. Alessandro Maldera ti chiede, è vero che passare nell'azienda da imprenditore vuol dire assumersi dei rischi, ma anche stare nel middle management di grandi aziende porta in qualche modo ad assumersi dei rischi legati a riorganizzazioni, cambi di ruolo. Allora, Se l'hai guarda, vissuta, io come l'hai vissuta, come hai vissuto questo elemento? sì, io ho anche avuto un colpo di fortuna nel 2004, quando lavoravo appunto in questa società della Johnson & Johnson e di punto in bianco finisco in una procedura di mobilità. Quindi insieme a 40 colleghi ci dicono da domani voi siete a casa. Io dico, ma stiamo parlando, la settimana scorsa ho visto il senior vice president super cazzola che veniva dall'America dicendo sei un high talent, high flyer, e poi ti dicono, così va il mondo. A quel punto è come se di punto in bianco io avessi capito, ok, benissimo, cioè così va il mondo, non è un... Mi sentite, scusa Sì, Michele? certo. Allora, ho capito che qualsiasi posto di lavoro, che tu sia imprenditore, che tu sia dirigente, che tu sia middle manager o comunque in questo momento è rischioso, nel senso che ormai la situazione è diventata esageratamente fluida ed è giusto anche, giusto, non voglio esprimere un commento di giustezza, però in questo momento è così, ecco, mettiamola che... Quindi secondo me ognuno, indipendentemente da quello che fa, dovrebbe, come dire, tenersi pronto a cambiare, no? A saltare prima che la barca affondi. Se sei imprenditore, devi ogni giorno pensare a un'alternativa a quello che fai, un prodotto diverso, un mercato diverso, una tecnologia diversa, persone diverse. Se sei all'interno di un'azienda e quindi all'interno di una sovrastruttura che un po' ti governa, devi sempre guardare che cosa puoi fare per evolvere a livello di carriera, ma anche a livello proprio professionale, quindi cambiare ruolo, acquisire competenze. Cioè non bisogna in una parola sola mai fermarsi, secondo me. È molto importante leggere, è molto importante anche l'esperienza che stiamo vivendo adesso, no? Cioè queste aree. Questi confronti, come ovviamente la parte che ci sta dando Alfredo, il confronto con Brightnet è un esempio, però tenersi sempre pronti perché tutto può succedere. Io l'ho capito nel 2004, grazie a quello sono finito, come sai, a fare il master e da lì si è tutto ripartito. Però quell'esperienza in cui uno si sente in una zona di comfort importante e di punto in bianco ti dicono no, dalla comfort zone finisci nella panic zone, cioè vai in una situazione di... Quindi secondo me è questo. Io volevo aggiungere un aspetto, però se posso, non so Certo. se ho risposto alla domanda adesso di Alessandro, però secondo me, torno a dire, quel chi me l'ha fatto fare è un po' una battuta, ovviamente va presa più Chiaramente. come un pretesto, perché poi uno deve mettere in piedi, e qui mi aggancio un po' al discorso che diceva prima appunto Alfredo, cioè ci sono tanti aspetti, no? Alcuni sono misurabili, torniamo a dire l'aspetto... che può essere economico, l'aspetto di lavorare per obiettivi, di darsi degli obiettivi e spingere. A volte ci sono anche degli aspetti qualitativi che si fa fatica a toccare, no? Cito un aspetto importante, no? Nel passaggio, chiamiamolo generazionale. Secondo me una chiave di volta è che non è facile, perché tra padri e figli di solito non si comunica facilmente. Però è dire, oh ragazzi, dobbiamo parlarci, dobbiamo dire quali sono i tuoi obiettivi e quali sono i miei obiettivi. Obiettivi personali, non come diceva appunto, cioè giustamente diceva, non è che voglio venire per far crescere l'azienda, d'accordo, però perché vieni? Ecco, io questa cosa qua l'ho fatta quando mio padre mi ha detto, ma chi te l'ha fatto fare? Cioè, il primo a chiedere non è stato mio padre, ma chi te lo fa fare di lasciare la Siemens per venire qua che sono solo rogne? E io gli ho risposto, probabilmente perché ho ancora un'età in cui ho voglia di rimettermi in gioco e quindi, come dire, vincerla più come un fatto di così, proviamoci, insomma. Certo, non sono venuto con l'idea di provarci, sono venuto Certo. portando la famiglia, quindi è stata una scelta importante. Però la comunicazione, la chiarezza deve essere importante. C'è poi un altro tassello, no? Perché la famiglia... Di cui parlo io, non siamo soltanto io e mio padre, c'è anche un'altra persona che è tra i proprietari, che è mia sorella, e anche lei ha avuto un ruolo importantissimo, cioè tutti i membri della famiglia devono giocare un ruolo. C'è chi ha un ruolo esecutivo,
c'è chi ha un ruolo decisionale, c'è chi ha un ruolo di supporto consultivo. È molto importante chiarire questa cosa qua, perché se no alla fine si ritorna all'errore drammatico che passi da un titolare a un altro titolare. Invece no, bisogna passare da un titolare fondatore a una governance di azienda. E questo è, Ecco. se Se posso, fondamentale. Prego, Alfredo, vai. concordo pienamente, nel senso che il modello di leadership può cambiare, possono arrivare modelli di co-leadership durante l'evoluzione, comunque delle governance differenti. Questo è un aspetto importante. Tra l'altro, cambiare la struttura di governance può essere un modo anche per far fittare meglio l'organizzazione con un nuovo leader che ha caratteristiche diverse da quello precedente, come sempre Certo. avviene, o quasi sempre avviene. Un altro aspetto importante, un errore tipico che anche se vogliamo la nostra cultura italiana spesso ci fa fare dell'imprenditore quando deve ragionare in termini di successione, è confondere l'equity con l'equality. Nel senso che molto spesso l'imprenditore familiare, per motivi anche se vogliamo di altruismo familiare, la prima cosa che è portata a dire è io ho 3 figli, ad esempio, do l'azienda in parti uguali tra di loro, distribuisco l'azienda in parti uguali tra di loro. Non potrebbe essere un errore maggiore, nel senso che chiaramente dobbiamo distinguere la proprietà dell'azienda dalla leadership dell'azienda, ma un leader, un successore leader di successo deve essere qualcuno che deve avere delle competenze, infatti sposo in pieno quanto detto Jacopo in termini di importanza di una formazione continua, eccetera. Questo non basta perché solo le competenze non sono sufficienti, importantissimo anche il commitment e la motivazione, che spiega perché qua è particolarmente sbagliato quando io, come padre o madre di famiglia, impongo a mio figlio o a mia figlia la scelta di dover essere nell'impresa familiare. Quindi un successore di successo è un successore che ha sia l'ability, la capacità, la competenza per fare le competenze per svolgere quel ruolo, ma anche la willingness, la volontà, il commitment a farlo. E questo è un aspetto importante perché troppo spesso la motivazione, l'inclinazione, la willingness, appunto, viene data per scontata. E non lo è Quindi, sempre. Fredo, rimango con te per fare questa considerazione. Abbiamo finora di fatto messo in luce il fatto che le caratteristiche del family business rispetto agli altri tipi di imprese si caratterizzano per totale dedizione, così, un orientamento a lungo termine, delle strategie che a volte sono non convenzionali, il che gli dà agilità in certi momenti e freschezza di pensiero in altri, una base valoriale che è forte perché non è il fondo di investimento che ha un obiettivo puramente business che deve chiudere, quindi una grande capacità alla luce di tutto questo anche di adattamento. Quindi quello che tu citavi anche come capitale, mi sembra un capitale, un equity molto paziente, come tu l'hai definita, Assolutamente. no? Ti volevo chiedere, guardando all'innovazione, che non deve essere uno scontro con la tradizione, tu insomma hai pubblicato tanto da questo punto di vista. Come si sposa tutto questo con la spinta o che effetti ha tutto questo capitale paziente sulla spinta all'innovazione e se hai esperienze di imprese familiari che hanno intrapreso percorsi di open innovation? Certo, grazie. Ma allora, diciamo, il primo grande errore, ancora una volta, è quello di guardare troppo spesso il passato e il futuro in antitesi fra di loro, come dicevo anche all'inizio di Jacopo. Quindi, molto spesso il passato e il futuro nelle imprese di famiglia sono visti come due forze opposte. In realtà, alcuni miei studi su quella che io chiamo l'innovazione della tradizione fanno vedere che il passato può essere un qualcosa, una risorsa dell'impresa, che sicuramente nell'impresa di famiglia assume una valenza molto importante, ma può essere una risorsa su cui l'impresa può far leva per innovare. E io sto pensando a imprese come Beretta, per esempio, la 16ª generazione, piuttosto che ne cito alcune con cui ho lavorato, che ho studiato direttamente, Aboca, impresa farmaceutica italiana, Apreamare nel sud, fanno imbarcazioni, insomma, San Galli nell'area milanese, nel settore sartoriale, insomma, diverse imprese, Lavazza, che tutti conosciamo, che sono particolarmente brave a fare leva sul proprio passato, sulla propria tradizione per innovare. È chiaro che per farlo, quello che i miei studi e le mie ricerche mettono in luce, queste imprese devono essere dotate di particolari capabilities, capacità, che io nei miei studi chiamo interiorization, interiorizzazione e reinterpretazione, ossia sono imprese che sono molto brave a, diciamo, rendere e mantenere vivo il passato, la storia, la tradizione, a interiorizzarlo, a portarlo molto vicino a tutti, dal vertice familiare fino all'ultimo impiegato, all'ultimo operaio della linea produttiva.
produttiva e sono poi molto brave anche a contestualizzare, a reinterpretare questi elementi del passato in chiave futura, in chiave di innovazione. E per fare Jacopo. questo adottano una serie di pratiche. Chiaramente il capitale paziente, come hai detto tu, rappresenta un elemento estremamente distintivo e importante. Perché quando io ho un capitale paziente significa che ho un orizzonte di lungo termine e questo è possibile soltanto in un'impresa familiare, un orizzonte di lungo termine, perché altrimenti chiaramente io sono vincolato dagli short term payoff, in un'impresa non familiare io voglio avere dei ritorni. Invece l'imprenditore familiare, e qui cito ad esempio il conte Faber-Castell della famosa azienda produttrice di matite che ho intervistato qualche anno fa in uno studio, e mi disse: quando io faccio investimenti, i miei investimenti, i risultati di questi investimenti non li vedono spesso neanche i miei nipoti, li vedono la Assolutamente. generazione successiva. Quindi questo è un aspetto molto importante e esistono tantissimi elementi che anche un'impresa non familiare con una storia può apprendere da quelle famiglie imprenditoriali che sono state brave a essere nello stesso tempo molto innovative e nello stesso tempo molto ancorati al proprio passato, non è un ossimoro. Jacopo, qual è stata? So che tu hai intrapreso in qualche modo in maniera molto cauta un percorso di innovazione e anche di, non lo chiamo cambiamento perché so che a te la parola non piace, la chiami evoluzione. Qual è la tua esperienza e qual è stato il punto di appoggio su cui hai fatto leva eventualmente nell'impostazione del tuo predecessore a livello sia organizzativo che come mercato, che come approccio al mercato e ai prodotti? Beh, allora io partivo, come dire, un po' avvantaggiato perché tutto il lavoro fatto prima era un lavoro decisamente molto buono, decisamente ben impostato, le basi erano solide, come dire, i fondamentali c'erano. Quindi ho cercato di lavorare su due fronti, uno quello, chiamiamolo interno organizzativo, per esempio una cosa per la quale sono stato, non dico criticato, però sicuramente qualcuno mi ha fatto qualche domanda, lì sì mi hanno detto ma chi te l'ha fatto fare, era quello di dotare l'azienda di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 231. Qualcuno mi ha detto, ma tu sei proprio fuori di contenna. E io invece su quello sono andato avanti come un bulldozer. Perché? Perché secondo me torniamo un po' al discorso della governance, di darsi delle regole e cercare chiaramente di far sì che vengano rispettate. Questo è un fatto prettamente interno. Poi dal punto di vista esterno, chiaramente lavorare molto su nuovi mercati, lavorare molto con i cosiddetti sistema Italia, quindi insomma cercare di fare cose che normalmente non si fanno. Nel caso del prodotto, per esempio, lavorare molto con l'università, trovare società start-up che quindi siano molto più dinamiche, molto più agili, molto più sprint rispetto a quelle che sono in realtà decisamente più grosse. Io mi sono sempre dato un motto, no? Nel mio lavoro qui ora in azienda, che è quella di non chiederci mai perché, ma chiederci sempre perché no. Quindi tenere sempre aperte le porte, no? Quindi qualsiasi idea che viene sul tavolo, possibilmente se strampalata, è sicuramente un'ottima idea. E un esercizio che ho fatto durante il periodo che non posso nominare perché ci eravamo detti di non parlarne, in cui eravamo tutti a casa attaccati ai social, ho chiesto a tutte le persone, tutte, quindi da chi era in azienda da tanti anni all'ultimo operaio assunto a febbraio, e che è ancora qui ovviamente, perché insomma l'impegno preso con le persone era di continuare senza cambiare l'organico. Di dargli delle idee, di darmi delle idee, cioè di stimolare persone che magari ne sanno anche più di me, oppure proprio perché molto giovani hanno questa bellissima ingenuità, e vi posso garantire che persone inaspettatamente hanno avuto veramente delle grandissime idee. Cioè stiamo parlando di idee, una di queste l'ho chiamata, questo è un game changer. Non gli ho detto un game changer, intendiamoci, gli ho detto con questa cosa qua potremmo veramente cambiare il modo di non solo di fare business, mettiamola così, ma anche proprio di proporci sul mercato. Secondo me, ecco, il concetto di open innovation per me vuol dire due cose. Da un lato, tenere aperte le porte, si diceva prima, università, società startup, spin-off vari, tutto quello che può offrire sia in Italia che all'estero, soprattutto all'estero. Noi lavoriamo molto con alcune persone che considero i cosiddetti key opinion leader, cioè persone che in qualche modo che stanno a Mosca, che stanno a Delhi, che stanno recentemente stiamo lavorando anche un po' con la Thailandia. È chiaro che è un modo anche per capire quali sono i trend. E la seconda, lavorare molto all'interno, cioè non considerare che le idee debbano uscire
Si parla di prodotto da un ufficio tecnico, se si parla di mercato da una funzione marketing, assolutamente no. Questo però non è facile. E ti Perché... chiedo, scusami. Scusami Michele, prima non ti ho risposto sul tema di in Open Innovation in maniera specifica. Vorrei ricollegarmi a questo intervento di Jacopo per dire che chiaramente l'innovazione collaborativa è, come dire, un elemento che diventa sempre più frequente, sempre più imperativo per le imprese. In un'impresa familiare, se da un lato vi è una grande capacità nel costruire relazioni, perché esistono studi e ricerche miei e di altri colleghi che fanno vedere quanto nell'impresa familiare ci sono proprio delle inclinazioni naturali a costruire relazioni di lungo periodo che hanno un valore, nello stesso tempo, quando si parla di open innovation, molto spesso l'imprenditore, il proprietario familiare, è riluttante, se vogliamo, ad aprirsi troppo all'esterno. E molto spesso fare open innovation significa fare partnership con soggetti esterni, possono essere venture capitalists, possono essere fornitori, possono essere produttori di tecnologia. E Aprire le chiaramente porte qui. della propria casa a qualcuno che... Esatto. E quindi diciamo qui il messaggio che vorrei dare alle famiglie imprenditoriali che ci stanno ascoltando e quindi stanno impiegando il loro tempo in questo modo è messaggio chiave: non abbiate troppa paura di aprirvi all'esterno. Perché molto spesso l'apertura verso l'esterno è vista nell'impresa familiare come una minaccia al proprio capitale socio-emotivo, ritornando agli obiettivi non economici di cui parlavo all'inizio. È naturale, da un punto di vista psicologico, questo diciamo, è comprensibile. D'altro canto, però, sappiamo che per fare open innovation, soprattutto se abbiamo degli obiettivi ambiziosi, innovazioni radicali, innovazioni disruptive, è importante fare partenariato con altri. E quindi diventa importante aprirsi. Spesso, ecco, scardinare questo meccanismo psicologico che rende la famiglia più aperta verso l'esterno piuttosto che chiusa, è una sfida molto importante perché l'atteggiamento tipico è quello di chiudersi, di proteggersi e di percepire qualunque apertura come una minaccia appunto al proprio Ti patrimonio, ringrazio capitale perché emotivo. hai implicitamente risposto anche ad una domanda che arrivava da chi è collegato con noi, che ci raccontava che di fronte ad una proposta di tesi per un executive MBA, ad un imprenditore di un'azienda di circa 40 milioni di fatturato, la proposta che è stata fatta è risultata probabilmente eccessivamente disruptive fino al punto di spaventarlo. E quindi la mancata capacità di aprirsi ad un'innovazione è... A qualcosa che non sia nel solco di quello che ha in testa l'imprenditore. Jacopo, nel tuo passaggio di questi ultimi anni in cui hai reso operativo, mi viene da chiamarlo sempre cambiamento, ma tu preferisci la parola evoluzione, la tua spinta evolutiva, l'organizzazione, i tuoi collaboratori si sono trovati chiaramente da un approccio della generazione precedente che era orientata da quello che ci siamo raccontati nel preparare questo evento al prodotto, alla produzione, ad un tuo approccio necessariamente sia per esperienza nella multinazionale che per appunto tematiche generazionali orientata al mercato e ai processi. Come l'ha vissuta l'organizzazione questa... Come ha vissuto questo spunto di cambiamento e approfitto per lanciarti chiederti un'altra riflessione. Che reazioni ci sono state in termini di leadership diffusa all'interno dell'organizzazione? Allora, diciamo che la reazione è stata di due tipi. C'è chi ha detto bene, molto bene, perché l'azienda va avanti, perché il timore di molte persone era l'imprenditore finisce, ovviamente per limiti di età, e poi cosa succede? Invece arriva il figlio e questo ci dà prospettiva al futuro. Quindi le persone, come dire, che hanno un minimo di visione sul dopo si sono sentite sicuramente rinfrancate. Molte persone hanno vissuto male il cambiamento di leadership, di stile di leadership, cioè dove prima, quello che diceva anche Alfredo, spesso il fondatore è il titolare che è colui il quale decide tutto. Ricordo una volta un aneddoto di una carissima amica che lavorava in una grossissima multinazionale dove il titolare disse la carta igienica la scelgo io, il titolare si chiamava Del Vecchio, tra parentesi, ecco. No, non è una battuta, può sembrare una cosa ironica, però il concetto di fondo era quando Luxottica non era ancora 20 anni fa, insomma, ovviamente, per dire. Questo è una cosa importante perché
questa cosa qua porta a dire che tutto deve deciderlo il titolare, no? Il titolare diventa, come dire, una sorta di punto focale di qualsiasi cosa. E questo quindi spesso porta ad avere uno stile di leadership autoritario. Decido io, direbbero i milanesi che pensi mi, no? Tutto sei bene. Io ho cercato di portare uno stile di leadership un pochino più, chiamiamolo non democratico, perché non è quello di prima fosse un regime, semplicemente più partecipativo, in alcuni casi affiliativo, in alcuni casi anche lo stile del coaching, che non vuol dire vengo qua e ti insegno a lavorare, no, cerchiamo di farlo insieme. Questa cosa sui giovani siamo andati tranquilli, sulle persone un po' più, come dire, stagionate, tra cui me, nel senso stagionate intendendo della mia età. Chiaramente all'inizio c'è stata un po' di difficoltà, non ultimo, e qui lo dico, un grande regalo che ci siamo fatti proprio prima del periodo che non possiamo nominare è avere uno psicologo in azienda, che è una cosa che mi sento di suggerire, perché a volte si spendono paccate di soldi per fare manutenzione delle macchine, e ben venga la Bravo. manutenzione delle macchine, e non si fa manutenzione delle persone. Cioè, Però voglio dire, qua chiudiamo il cerchio con il legame con il territorio, no? Mi raccontavi che la reazione anche sui diversi stili di leadership e dei diversi spettri di età che hai in azienda, in qualche modo si portano dietro anche una caratteristica del territorio, una relazione col territorio, una visione dell'azienda che è caratteristica del territorio che a seconda delle aree più o meno metropolitane o più o meno di provincia inevitabile, innescano inevitabile. una reazione diversa. Però, tanto per dare un elemento di assoluta positività, dirò una frase che un aggettivo è: le persone che lavorano in Metalmot non sono machiavelliche. Cioè, tutto quello che è il meccanismo tipico delle grandi aziende, dove io dico una cosa a Tizio perché capisca a Caio e riferisca sempre a lui, qui no. Piuttosto te lo dicono a muso duro, quattro, vabbè, non si potrebbe dire, insomma, siamo sempre in televisione, insomma, quattro parolacce, però il messaggio è chiaro, è diretto ed è sincero, è, come dire, genuino. Questo è estremamente importante, fa Questa è una parte caratteristica tipica, molto. certo, una È caratteristica tipica, assolutamente. rientra nell'aspetto valoriale, no, Alfredo? Sì, rientra nell'aspetto valoriale, rientra in quella capacità straordinaria che le imprese familiari hanno di costruire relazioni con i propri dipendenti che vanno al di là del numero, superior employment relationship, qualcuno le definisce, e quindi delle relazioni per cui davvero ad un certo punto anche i dipendenti molto spesso diventano parte di questa famiglia estesa. E quindi c'è molta più trasparenza, c'è molto meno formalismo, la mancanza di formalizzazione, la minor formalizzazione è un'altra caratteristica tipica. E poi volevo dire che quello che diceva prima Jacopo in merito appunto a, diciamo, lo stile di leadership tipico della prima generazione e quindi quella difficoltà di scardinare quel meccanismo fondatore centrico è anche legata a una motivazione scientifica e la motivazione scientifica è l'attaccamento emotivo. Ossia, ci sono studi e ricerche che fanno vedere come il fondatore si è attaccato all'azienda davvero per ragioni emotive, e quindi molto spesso quando un passaggio generazionale non funziona, molto spesso questo è anche uno dei fattori, ossia questa impossibilità, questo attaccamento all'azienda che rende particolarmente difficile per il fondatore staccarsi. Ed è un aspetto assolutamente importante. Tant'è vero che noi recentemente abbiamo fatto un progetto in cui abbiamo evidenziato nelle imprese artigiane del territorio altoatesino il problema che qui chiamiamo dei pensionati attivi, ossia qui abbiamo delle imprese artigiane in cui ci sono i fondatori ultra ottantenni che continuano ad essere i primi ad andare in azienda, gli ultimi a lasciarla e quelli che prendono decisioni con dei figli nei loro 50 anni, 55 anni che non hanno ancora assunto la leadership. E questo problema del pensionato attivo diventa un problema anche sociale, oltre che chiaramente economico. In crescita È, economica. diciamo, legato a questo attaccamento socio-emotivo. L'attaccamento ha una qualche relazione con quella che chiamavamo un po' il mito del fondatore, nel senso che di miti, al di là delle dimensioni aziendali, ne abbiamo sentiti raccontare. Ricordo che in uno degli eventi, uno dei primi eventi di Brightnet a febbraio dell'anno scorso, Luciano Traquandi, parlandoci di un'azione di acquisizione tra due grandi player a livello mondiale, e analizzando il profilo a livello organizzativo e comportamentale dell'azienda che veniva acquisita, ha raccontato un po' la presenza nei cassetti dei dipendenti della foto del fondatore. Sì, C'è una esatto. relazione tra il mito e tra l'attaccamento Emotivo. emotivo del fondatore che non vuole lasciare fino a 80 anni
non vuole più mettere fisicamente piede in azienda? Sì, esiste una relazione molto forte tra le due cose, e questa relazione è quella anche molto spesso il mito del fondatore, con connotazione ancora più forte, viene chiamato founder shadow, ossia l'ombra del fondatore, nel senso che è proprio un'ombra che accompagna anche i leader delle generazioni successive e che rendono ancora più difficile poi il ruolo di leader, diciamo, nelle generazioni successive. Esiste una relazione forte perché chiaramente, diciamo, fino a quando il fondatore è chiaramente in ottima salute, continua a manifestarsi questo forte attaccamento, appunto per ragioni non necessariamente di natura economica, e questo è uno dei principali aspetti che alimenta questo mito, questa ombra del fondatore. Tornerei un attimo da Jacopo mettendo insieme due domande che sono arrivate. La prima, quindi il primo aspetto che ti pongo è, a volte c'è la percezione che nella PMI non si faccia da manager la stessa esperienza che si può fare in una multinazionale, una grande impresa. Il secondo punto di vista è legata all'esperienza nella gestione tu hai detto, litigare nel rispetto dell'altro, no? È necessario. E in una multinazionale o comunque una grande azienda si sa che l'approccio deve essere in qualche modo per forza di cose contenuto, perché comunque viene a mancare il sistema famiglia che anche nella relazione che stride probabilmente aiuta a gestire. Quindi l'esperienza della PMI, se è meno forte, è veramente dell'esperienza multinazionale, e cosa ti porti dietro dal modo di gestire i conflitti nella multinazionale. Addirittura ci chiedono che consigli puoi dare su chi lavora nella multinazionale alla luce della tua esperienza nella gestione dei conflitti. Allora, Hai 8 ore per rispondere, quindi no, perché poi io temo l'ultima tua domanda, Michele, lo sai benissimo, che tu hai una due domanda in domande. canna che... No, allora, Quella io... sui calici. Sì, allora, io dico questo, io sono molto contento di aver fatto un'esperienza, probabilmente ho avuto la fortuna di entrare da subito in queste grosse realtà multinazionali. Ho lavorato moltissimo in settori diversi, il mondo dei trattori, il mondo medicale, il mondo delle infrastrutture, il mondo del medicale, di nuovo in Italia e all'estero. È un'esperienza che mi sento di consigliare a tutti, cioè quella forma mentis, quel metodo che ti può dare la multinazionale, ammesso e non concesso che il ruolo che tu abbia te lo consenta, perché poi non vuol dire che tutti lì dentro, cioè devi essere un pochino imprenditore di te stesso all'interno di una multinazionale. Cioè quando io sono andato a Singapore, io ero l'unico non tedesco, passatemi il termine, di un'azienda tedesca che andava a Singapore, perché non era la prassi, chi ci andava all'estero erano i tedeschi. E mi hanno detto perché io ho fatto il bambino capriccioso, ho cercato in tutti i modi di andarci e ci sono riuscito. Quindi bisogna essere molto imprenditori, allora uno impara tante cose, si mette a confronto e poi nel momento in cui dovesse capitare l'occasione, la fortuna, ovviamente io mi ritengo una persona fortunata, di poter avere una realtà anche piccola da gestire, allora uno dice metti in pratica il metodo che ho preso. Facevo proprio oggi un esempio con un mio collaboratore che ha una responsabilità importante. Lui è una persona bravissima, si direbbe un operativo perfetto. Lui, come dire, è un problem solver, però nel momento in cui si tratta di gestire quello che non è l'immediato, il quotidiano, le cosiddette urgenze, chiaramente non ha capacità, non ha strumenti. E quindi chiaramente è un ottimo esecutore, ma purtroppo non ha quelle caratteristiche anche manageriali che ci si aspetta in alcuni ruoli. Quindi io mi sento di consigliarla. Tra parentesi, fu questo il consiglio che mi diede mio padre appena fresco di laurea, cioè se puoi, fatti un'esperienza fuori. Mio padre non ha mai voluto che nessuno dei figli andasse a lavorare in azienda. Questa è un'altra cosa molto importante, cioè della serie, questa è l'azienda, fatevi la vostra vita dopo. Per quanto un genitore possa desiderare che ci sia una continuità all'interno della famiglia, però se una persona è quello che ci dicono nel momento in cui ci si sposa, no? Di far fare i figli quello che è nella loro indole dei figli, per cui se uno vuol fare l'artista, diamogli tutti gli spazi perché faccia l'artista, piuttosto che avere un pessimo manager. L'altra domanda, mi rinfreschi Michele, perché
Con l'esperienza di email, la gestione dei conflitti in una grande Sì, azienda. questo è fondamentale, fondamentale, perché un altro aspetto che viene spesso sottovalutato è il tema della comunicazione. Cioè, noi comunichiamo da cani perché noi italiani, nel senso, siamo anche molto bravi a arricchire i nostri discorsi, lo sto facendo adesso, no? Imparare a comunicare come comunicano gli anglosassoni, come dire, diretto al punto, questo è il problema, questa è la situazione, cosa facciamo per risolverlo? A volte invece c'è proprio il piacere del parlare e del cercare, come dire, motivi di scontro. Quando uno è una grande azienda non lo puoi fare perché nel momento in cui fai il galletto col tuo capo, 2 secondi dopo ti ritrovi da un'altra parte o peggio ancora in strada. E quindi molte volte uno cosa fa? Invece di imparare a gestire il conflitto, imparare a comunicare, non comunica. E quindi uno cosa fa? Ti somatizzi. Torni a casa, rompi le palle alle famiglie perché dici ecco quello stronzo, scusate, ma sono bambini, insomma, quelli del mio capo. Invece no, secondo me noi dobbiamo imparare a comunicare e a esprimere anche con i nostri diretti responsabili. Quindi io ho lavorato ovviamente 20 anni come dipendente, con un capo sopra o anche più di un capo ovviamente. È molto importante saper avere il coraggio di esprimere. Io ho fatto una marea di errori, tantissimi li ho anche pagati, ma li ho pagati perché a volte il famoso speak up, no? Di quello che pensi, a volte magari uno dovrebbe dire, vabbè, scrivilo e poi lo La dico. lingua con moderazione. Con moderazione, viceversa, nella realtà piccola, bisogna anche lì stare molto attenti, perché a volte il fatto di parlare direttamente ti porta a dire parlo con l'emotività e non con la testa. Cioè bisogna, secondo me, torno a dire, l'esperienza nella grande azienda ti dà anche la possibilità di imparare a dosare quelli che appunto sono aspetti più emozionali di Esatto. pronuncia. Ci avviamo verso la chiusura, in realtà è solo, mi sembra solo di aver toccato pochissime di tutti i temi, spero ci sarà un'altra occasione cogliendo la vostra disponibilità di Invece. offrire magari addirittura un workshop su temi di business perché veramente sono mille gli aspetti di dettaglio dell'esperienza che possiamo portare. Avviandoci verso la chiusura, prima di chiedervi due takeaway a testa. Da portarci a casa alla chiusura della chiacchierata con Alfredo, Sì. scalando un po' di dimensione, perché ci dicevamo all'inizio, l'impresa familiare è qualche milione di fatturato, ma a volte anche struttura multinazionale. Certo. Quanto la scelta di manager nei ruoli chiave al posto dei membri della famiglia aiuta o ostacola quelle caratteristiche fisiologiche dell'impresa familiare, di cui abbiamo parlato prima. Ti ringrazio molto per questa domanda. Diciamo che nel percorso evolutivo di un'impresa familiare è molto probabile che ad un certo punto l'impresa debba manageralizzarsi o professionalizzarsi. Perché chiaramente quando crescono il sistema business e il sistema famiglia, non si può, se prima ad esempio si poteva gestire tutto in maniera più o meno artigianale, chiaramente crescono le esigenze di gestire tutto in maniera più professionalizzata. Ecco, molto spesso ci sono due temi importanti. Un tema è che molto spesso gli imprenditori familiari con cui io spesso mi confronto vedono, ad esempio, il dover fare un passo indietro nella gestione e magari fare un passo avanti nella governance come un minus, una diminuzione, senza comprendere che alla fine l'interesse unico deve essere unico e deve essere il benessere della famiglia e dell'azienda. E managerializzare, quindi assumere manager esterni piuttosto che formarli internamente, può essere molto molto sfidante. Una delle sfide più grandi per le imprese familiari è proprio quella di attrarre, ma poi anche di fare retention dei manager esterni. E abbiamo tanti esempi di imprese, ad esempio ce n'è una abbastanza famosa nel settore dei divani, senza fare i nomi, che diciamo ha visto il susseguirsi di manager e diciamo uno degli ultimi è stato pochissimi mesi. Prima di abbandonare la realtà familiare, l'amministratore delegato, l'ultimo amministratore delegato, perché è chiaramente professionalizzare significa cambiare il modo di gestirla un'azienda, quindi significa cambiare il modo in cui secondo cui l'azienda opera, quindi professionalizzare significa fare un cambiamento culturale e molto spesso l'imprenditore familiare non è pronto a farlo, perché significa che io devo cambiare i processi, che io devo, se io voglio assumere un professional dall'esterno. Il professional deve, ragionerà secondo delle logiche di mercato. Io devo cambiare il modo in cui prendo decisioni, non posso prendere più la sera a cena quando faccio la mia riunione familiare, ma le devo prendere, ad esempio, nell'ambito di un consiglio d'amministrazione. Questo Quindi in è qualche modo si ibridizza l'azienda.
Sì, si ibridizza, però secondo me è una. Nella sua governance, nei suoi processi di governance. Diciamo che deve cambiare la governance. Il modello ideale è quello dell'impresa familiare che riesce a mantenere le caratteristiche, diciamo, positive legate all'essere un family business, che continuano a rimanere positive anche quando parliamo di grandi gruppi quotati, però nello stesso tempo essere in grado di attrarre e trattenere questi talenti. Un grande ostacolo alla managerializzazione o professionalizzazione dell'impresa familiare è la fiducia. Ossia, molto spesso, cioè, l'imprenditore familiare riesce a far lavorare in autonomia il professional solo quando si instaura un comportamento di fiducia. Io, ad esempio, l'anno scorso avevo invitato il manager, l'amministratore delegato della regione europea di un'azienda familiare cinese, Lengjiang Group, che è un non familiare, purtroppo, tra l'altro, scomparso anche a causa della spiacevole situazione, circostanza che abbiamo vissuto, quindi è stato davvero un tragico epilogo. E lui ci raccontava a me e ai miei studenti, che per lui i primi anni sono stati anni di grandissima sfida, perché fino a quando, e questo è richiesto 2 o 3 anni, non è stato in grado di conquistarsi la fiducia della famiglia, lui non ha potuto fare niente e portare grandi risultati. È solo quando la famiglia ha iniziato a fidarsi che la famiglia gli ha dato quell'autonomia che un professionista vuole avere per raggiungere gli obiettivi. È chiaro che gli obiettivi devono continuarli a settare, a definire la famiglia. Però poi devo dare al mio manager esterno la possibilità di perseguirli in autonomia. Steve Jobs era solito dire: noi non assumiamo talenti per dirgli cosa fare, ma per farci dire da loro cosa fare. Certo, sarà sicuramente un'altra occasione in cui approfondiremo Con molto dei piacere. temi che abbiamo toccato marginalmente. Chiuderei, come promesso con Jacopo, facendo una panoramica un po' più alta, mettendo insieme il territorio del vino con l'impresa, che ci vorrebbero più aziende di OCG che aziende DOC. In 30 secondi, Jacopo. Allora, i miei due takeaway sono: il primo, comunicare in modo chiaro, e possibilmente non farlo a casa, cioè proprio separare la comunicazione in azienda da quella che è a casa, che è comunicazione di famiglia. La seconda è essere imprenditori di se stessi. Quindi, comunque sia, che uno sia manager o che uno sia titolare di azienda, comunque mettere se stessi anche un po' al centro, non dimenticarcelo mai, e essere imprenditori nel senso di costruirci anche noi un po' il nostro futuro. Per rispondere alla tua domanda, l'obiettivo chiaramente è di OCG, nel senso che quel garantita e controllata risponde a pieno con quello che ho detto all'inizio su quello che deve essere un elemento di sostenibilità anche delle aziende, che siano garantite nel futuro e controllate nella loro gestione. E sulla sostenibilità delle aziende c'è un capitolo che potremo aprire, L'ho speriamo, durante solo il buttato futuro. lì, eh. Alfredo, due takeaway in Questa 50 è la secondi. sintesi, sì. I miei due takeaway sono: il primo è essere consapevoli del fatto che in un'impresa familiare, diciamo, la razionalità economica non spiega i comportamenti e le decisioni, perché, come è emerso anche prima, esistono delle emozioni, ci sono dinamiche emotive, e chiaramente questo rende, da un certo punto di vista, molto affascinante lavorare con imprese familiari, ma anche molto complesso, perché chiaramente quando ci sono delle emozioni, l'impresa può diventare una commedia o una tragedia a seconda di come viene gestita. Il secondo takeaway importante per sensibilizzare chi lavora nelle imprese familiari o con le imprese familiari è che le best practice, le pratiche virtuose standard che applicheremmo in un'impresa non familiare molto spesso non funzionano, perché ci sono degli elementi distintivi, ne abbiamo accennati alcuni durante questa breve chiacchierata, e quindi quando si applica una best practice, sia essa per far funzionare l'innovazione, quindi per rendere più innovativa l'impresa, per internazionalizzarla, per professionalizzarla, per qualsiasi tipo di comportamento aziendale, teniamo in considerazione che non possiamo applicare una ricetta standard, ma dobbiamo andare a lavorare su quelle pratiche che permettono davvero di fare leva sulle unicità delle imprese familiari. Grazie Alfredo. L'importante non è prevedere il futuro, ma renderlo possibile, no? Assolutamente. Aprivamo in questa maniera. Sono i ringraziamenti, grazie a Jacopo Meghini. Tra l'altro mi devo scusare con Jacopo perché non ho detto cosa fa Metalmont nelle presentazioni. È un'azienda che progetta e realizza impianti per la gestione cerealicola con clienti in tutto il mondo. Ha un sito bellissimo, quindi curioseremo sul sito di Metalmont, e grazie ad Alfredo De Massis ad entrambi per la cordialità, la disponibilità, e non vi nascondo, anche nelle fasi preparative su cui vi ho stressati un po' per arrivare pronti a questo appuntamento. Grazie Oggi, Enrico. prego. Prego.
Io volevo ringraziare Brightnet Hubs for Ideas anche per, appunto, per averci coinvolto, ma anche per occuparsi di un tema tanto attuale quanto importante per il rilancio del nostro paese in questo momento epocale, direi. Grazie a Perché te, ci ci sarà dimentichiamo che sicuramente. l'imprenditorialità italiana è familiare, cioè l'economia dell'Italia ha le sue fondamenta in imprese che hanno i connotati come quella attualmente guidata da Jacopo Medini. Assolutamente. Anch'io ringrazio Brightnet e ringrazio anche te, Alfredo. Non ci conoscevamo, quindi avremo sicuramente modo di ritornare sull'argomento. Ti verrò a trovare a Bolzano. Con A molto tutte le piacere. persone che ci hanno seguito, ovviamente, se c'è interesse a confrontarsi ulteriormente, ovviamente la disponibilità è piena sui canali LinkedIn o sui canali tradizionali, insomma. Quindi grazie ancora, Michele, anche per aver, insieme a Marco e Matteo, portato avanti tutto e organizzato veramente in modo eccellente. Molto Grazie, grazie ancora a grazie. voi. Grazie anche da parte mia a te, Jacopo. Anche per me è stato interessante ascoltare le tue esperienze e resto a disposizione di tutti sui social o in modo fisico per future interazioni costruttive. Una nota di chiusura, Jacopo citava i social, Brightnet con oggi chiude le attività prima dell'estate, ci siamo in qualche modo reinterpretati anche nel nostro format a causa di questi mesi di cui non si poteva citare nulla perché ce lo siamo dati come impegno in quest'ultimo appuntamento, ma chiaramente il direttivo continua, insieme al comitato scientifico continua a lavorare per disegnare la migliore strategia che tenga fede alla promessa di interpretare il presente. Quindi l'appuntamento è a settembre, verso la fine dell'anno, tutti insomma, speranzosi di poter tornare anche fisicamente ad incontrarci con diversi temi e diversi, in diverse modalità. LinkedIn, Facebook, il sito, il canale YouTube su cui ci sarà la registrazione di questo evento, così come tutte le registrazioni degli eventi che abbiamo fatto online precedentemente. Essendo l'ultimo, mi permetto di ringraziare personalmente, oltre a Marco Moser, che come avrete capito insieme a me ha progettato l'evento e ci ha dato aiuto in regia insieme a Matteo Vecchio, tutto il direttivo di Brightnet. Brightnet è un'associazione per cui tutti noi dedichiamo del tempo per questo confronto, oltre a fare anche il nostro lavoro. Per cui Carmine Rossin, Andrea Rizzo, Alessandro Maldera, Alessandro Tamanini, Matteo Vecchio, Manuel Mantovani, Marco Moser e Simone D'Aquino. Che dire, grazie per essere stati con noi, buona serata, avanti tutta. Grazie, buona serata. Grazie, Ciao a tutti, arrivederci. grazie ancora. Ciao, grazie. Arrivederci, ciao.